Li voglio più sorridenti, ecco, sorridete reduci, sorridete. Guardate in macchina, bravi, sciolti e disinvolti. Fabri se fa uno sforzo, sorride. Fermi tutti! Ecco. Alzate le mani contro il muro! Che? Non tentate nessuna reazione! Questa è una roba. È uno scherzo! Sono i sordulli! Fermi, fermi, un amico, è uno scherzo! Ma guarda. Ma chi sono sti domatti? Ma vi volete levare, Cristo! A Ciardulli, sei sempre il solito stronzo. A Ciardulli, ma quanti anni hai? No, ma compagno di scuola forse è uno dei più bei film di Carlo, se non il più bel film di Carlo, quindi è un bel ricordo stare dentro a un film così importante. Poi io in quel momento ancora non avevo avuto il successo che poi ho avuto con i film che faccio a Natale, e quindi per me era importante starci. Mi ricordo che quando Carlo mi ha offerto di fare questo film, io lessi la sceneggiatura di Bernardi e mi disse: ma sai, grande freddo all'italiana, e volevo fare il personaggio che poi ha interpretato Alessandro Benvenuti, Santo La Mazza. Piano, sostenetegli la schiena, anche la testa, gli ciondola, non lo vedete? Ma tu comandi, allora vieci tu che sei pratico. E non posso, c'ho la via del disco, sono 6 mesi che lo porto in giro. E ti ricordi Ciardulli? Mike Foster? No, Brando, Tony Brando. Brando? È lucidissimo. Sì. Piano, piano. Brando. E il patata, te lo ricordi il patata? Patata. Patata. Beh, scusate però, mi ha lasciato una striscia di rumaghe, mi ha lasciato. C'è una fontanella. E lui mi ha detto: no, devi fare Tony Brando. E poi Brando è il nome di mio figlio, io ho un figlio che si chiama Brando. Ed era un personaggio terribile, perché è un personaggio schifoso, diciamo. Io ho detto: ma come faccio a farne il mio? Mi vergogno col culo da fuori. E invece poi mi ha detto: ma no, ma guarda, invece è una cosa che non hai mai fatto nella tua vita, perché tu fai sempre sti belloni, questi ricchi, questo è un personaggio invece alla Dustin Hoffman. Allora questa cosa mi ha gratificato moltissimo, mi ha convinto, e poi ho cercato di farlo al mio meglio, tirando fuori quelle note tremende. C'è una scena dove addirittura mi ha fatto chiedere l'elemosina col piattino in bocca come un cane, e gli amici mi dicono: ma non ti vergogni, ma che cazzo mi frega a me, non ti dà che... Quella è una scena, un capolavoro, come quando lo accusano di aver rubato i soldi e si mette in mutande. E anche un'altra scena molto divertente che mi ricordo era quella con Bernabucci, quando cerco di vendergli un Sironi. Ma Scelsine Viola? Certo, è del periodo pessimista, che è il più raro. È valutato 90 milioni, gli ha detto lo regalo per 20, capito? Ma che ce faccio? Come che ce fai? Soltanto il prestigio e la classe che ti dà. Questo se ti attacchi in ufficio, c'è uno scatto, da così a così. Oh, ma mi stai a coglionare? Io c'ho un centro carni. Se mi attacco questo, va a reclami dalla carne guasta. E quello era un personaggio fantastico, lo devo dire. Non mi è più capitato di fare un personaggio così nero. Ma dall'ingresso, da quando si mette la calza per fare lo scherzo, invece poi lo menano. Insomma, tante cose, tante cose che non avevo mai provato. E che con Carlo, devo dire, siamo riusciti a trovare poi il tono giusto per non cadere nella macchietta, perché il pericolo era quello, e invece ha una sua severità artistica. 200.000 più 300.000. Ma poi mi hanno tagliato i capelli davanti, perché io avevo i capelli molto lunghi, e li ho lasciati lunghi di dietro e mi hanno tinto completamente di biondo. Che poi mi ricordo che io in quel periodo avevo i miei figli e Maria Rosa che stavano in Sardegna, quindi nel weekend prendevo l'aereo e andavo a trovarli, e arrivavo biondo platino con mia moglie che si vergognava. Allora mi facevo la coda come Fiorello. Non c'hai le gambe, ma c'hai un gran culo. Non direi, a 2,9. 2,9. 2,9. Tutti i film di Carlo hanno questa 9, sono dei film che fanno ridere, ma poi fanno anche pensare, e sono sempre dei film con sempre una nota malinconica che li accompagna, perché racconta la realtà. E molte volte il dramma
è molto comico. E questo è Carlo Verdone, è maestro nel cogliere queste note. Fabris, ma ci vuoi dire che cura hai fatto per ridurti così? Non è possibile! Che tremenda, è da denuncia. Uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato. Ma d'ufficio di genere. No, dai, basta ragazzi, per favore, smettetela che si offende, dai. No, falli divertire, si divertono così. No, de profilo no, non lo posso vedere. Portatelo, zio. Vabbè, io e Carlo, a parte che siamo cognati, ma siamo molto amici, lui è uno dei miei migliori amici e poi è stato il mio compagno di banco, quindi ci conosciamo quando abbiamo 17 anni. Ed è più facile perché non è che mi devi spiegare tante cose né io a lui gli devo chiedere tante cose, perché basta un'occhiata e ci capiamo. È come quando tu balli bene con una persona, no? Non è che se ti conosci balli meglio, ecco, è molto più facile. Cri, lo sai che mi manchi tanto, ma proprio da morire. Guarda, ti giuro che se non ti telefonavo e ti sentivo diventavo pazzo proprio. Ma che gli è uscito? Paccio. Ragazzi, non si può sentire parlare così. Io me ne vado, se no salgo su a piaccarci a lui. Gli attori da soli sono una cosa, ma insieme sono terrificanti. Quando li vedi tutti insieme, quando mangiano. Invece è stato un bel ricordo. C'avevamo un sacco di roulotte, una grossa produzione. A me le roulotte mi hanno dato una camera, però io mi sono appena sono arrivato, ho preso questa camera della villa che era bellissima col baldacchino, io stavo lì, poi un giorno mi hanno cacciato perché ci dovevano girare una scena e mi misero dentro la roulotte di Massimo Ghini e Nancy Brilli, che erano freschi sposi. Io feci un po' di amicizia con loro due, che erano due giovani sposi. E mi ricordo che primo o secondo giorno gli disse: ecco, vedete, voi siete nati per essere marito e moglie. Voi avrete un matrimonio che durerà 30-40 anni, poi saranno divorziato l'anno dopo, sarà una tragedia, che forse penseranno che io ho portato anche sfide. È certo che il problema dell'assistenza agli invalidi in Italia è veramente notevole. Perché c'è una totale assenza di strutture. Ma che c'è fare comizio? No, volevo sottolineare. Eh sì, buono, tardi, su. Signore, vieni, raccontami. Pensa che io ho trovato degli antichi coni. Guarda che ho trovato, guarda. Che? È un sonnifero di quelli duri duri. Per postiglione, lo volevo fatta c'è. Con questo lo sdraiamo per tutta la serata, il minimo. E vai! Però mi ricordo che mangiavamo tutti insieme ed era un po' come stare a scuola. Perché Carlo in quello poi è bravissimo, perché a parte che è un uomo molto disponibile, quindi non fa mai il divo, è un uomo semplice. Però ci mettavamo tutti intorno a questo tavolo e mangiavamo insieme, come a scuola o nel doposcuola. Era divertente, ognuno ti raccontava un aneddoto, ognuno raccontava una cosa. È stato un bel periodo. Poi era un film difficile per Carlo regista, perché sai, è tutto un film che si svolge dentro una casa, dentro una villa, e quindi sai, la macchina da presa una volta la metti per terra, una volta la metti sopra, una volta fai il carrello, una volta fai il dolio, poi alla fine non sai più dove metterla. E invece il film in questo non ha mai un lago di noia, è sempre, oltre a avere un testo bellissimo, e la macchina da presa si muove continuamente, non è mai teatrale, non è mai a teatrino statica, e in questo Carlo è stato bravissimo. Ecco, muovetevi, muovetevi così. Ma questo è il Sisso, ve lo ricordate? Vai giù, Sisso. Volevo rivedere loro che ballavano. Vai giù, vai giù. Federica. Sì, ma io infatti ho un carattere un po' malinconico, un po' depresso se vogliamo. Purtroppo è così. I signori gradiscono un caffè? C'è del caffeinato? Beh sì, certo, il personaggio di Carlo è un personaggio meraviglioso. È un personaggio tenero, molto giusto per lui, e devo dire gli altri. Mi ricordo che vinse un Davide Donatello a Tina Cenci per quel film, un grande invidia mia perché volevo vincere io, invece ha vinto lei, non so se lo meritava, ma un pezzetto forse lo doveva regalare a Carlo Verdone, ricordarlo. Pronto? Sì, un momento, che vi lascia lui a questa? Sì, signora, mi dica. La moglie di Ruffolo! E la moglie del Patata. La moglie del Patata? Dai, è arrivato il Patata? No, dai. Ancora non si è visto! Il Patata? No, signora, mi dispiace, ma ancora non ecco si è visto. Ecco, gli mi mancava.
Ho capito, c'ha una voce terribile. Sì. C'è anche un ragazzino che piange. Pure. Senta signora, ma da quanto tempo è partito? E allora a questo punto stiamo in pensiero anche noi. No, guardi, non si preoccupi, appena arriva il patata la faccio richiamare. Se ricorda l'esempio di Piero Natoli, che adesso poveraccio non c'è più, e che veniva preso in giro da me e da Carlo perché lui faceva tutti i film d'autore, quelli impegnati. Allora ci prendeva un po' in giro, un po' più in culo, perché noi facciamo un cinema più comico, più della commedia. Ed era invece un uomo dolcissimo, era una bravissima persona, che non mi ricordo che c'ho di Piero. E faceva benissimo, faceva un bel personaggio insieme a Leonora Giorgi. E poi gli altri erano amici, perché insomma Leonora Giorgi ci ha fatto un sacco di film anch'io. Insomma, era una bella scampagnata. Non sembrava di fare un film. Almeno io non ho mai sentito la fatica. Di solito la sento. Invece quello fu veramente una vera vacanza. Io faccio le vacanze di Natale al cinema, e quelle non sono vacanze, sono dei massacri in giro per il mondo. E invece la vera vacanza fu fare un film come Compagnia di Scuola. Chi vince? Faresti prima di chi perde. Vedo. Bravo Lino. Sai che c'è la famosa partita a carte a scopa di tra papà e il ragazzino. E il ragazzino vince continuamente, e questo ha questo tono smargiasso, poi alla fine a un certo punto butta le carte in una maniera particolare che a Carlo Verdone gli era piaciuto. E mi ha detto: senti, perché non me li getti in aria queste carte a quella battuta come faceva tuo padre? E noi abbiamo fatto una citazione, diciamo, tra virgolette. E mi ricordo che rubai questa cosa a papà, perché me lo chiese Carlo.